Doveva essere una gara da gol e spettacolo perché tra le due formazioni più in forma del campionato, il big match di Serie D tra Real Forte Querceta e Unione Sanremo termina 0-0 a dispetto di un primo tempo vivace di Chiara Marca Matuzziana. Pippo Scalzi subito a menare le danze col diagonale che termina a lato di un soffio sul palo della porta difesa da Fontana. Fontana prodigioso a metà frazione quando dice di no a Lauria. In questo modo, break della squadra di casa col diagonale di Vignali che fa la barba al palo. Parlavamo però di prodigio, è un miracolo quello che fa Fontana a fine frazione, prima su Pippo Scalzi, conclusione deviata, intervento di piede, poi sul tap-in di Lauria. È fenomenale il classe 98 di proprietà dello Spezia. Nella ripresa calano vistosamente i ritmi, si vede anche il Real Forte con questa conclusione di Cito alzata in calcio d'angolo, termina 0-0, la Sanremese rimane prima, vince il Polsacco e mangia qualche punto alla capolista, Sanremese che però rimane prima e riceve l'applauso dei suoi tanti tifosi accorsi numerosissimi anche in Toscana.